Questo è l'osservatorio. È così. Già. Anche di sacro. Ora una goccia del mio sangue. E la porta si apre dopo quasi 80 anni. Cristo, Roberts! Ma sei impazzito! L'esatto contrario, Edward. Sarebbero tutti impazziti vedendo che cosa c'è dietro questa porta. Ma tu... tu sei fatto di tutt'altra tempra. Ora prendi lo scrigno e portalo dentro. Vecchio e sporco, non è come ricordavo, ma ha più di 80 millenni. Al diavolo, è impossibile. Passi leggeri come l'aria, capitano. Devo dirlo, non mi dispiace la mia recente vocazione. E ti divertirà sapere che anch'io ho stilato un mio codice di condotta. Un credo tutto tuo, eh? Per mantenere la pace, sì. Ho proibito i giochi d'azzardo a bordo, per cominciare, perché incoraggiano l'odio più che l'amicizia. La diserzione in battaglia è punita. Tutti i miei uomini devono tenere armi e sciabole in ordine e pronte in qualsiasi momento. È giusto. E sono passibili di morte se si ribellano. Guarda questo posto. Bello, non trovi? Già. Sembra uscito da una fiaba. O da un vecchio poema.
Giravano tante storie su questo posto, sai? Storie che si trasformano in fiabe e poi di nuovo in leggende. L'inevitabile processo dei fatti che diventano mito prima di svanire nel nulla. Altre fiale di sangue. Già. Questi cubi contengono il sangue di un popolo molto antico. Una razza superba a quel tempo. Più cose racconti, amico, e meno ci capisco. La cosa non mi stupisce. Ricorda questo, però. Ormai il sangue contenuto in quelle fiale non vale più un real per nessuno. Forse potrebbe un giorno, nel futuro lontano. Eccoci qui. Appoggia lo scritto. Che cos'è questo? Ah, sì. Misure di sicurezza. Solo un attimo. Ci siamo. Allora, cos'è questo posto? Immagina che sia un cannocchiale, simile ai nostri. Serve a vedere le cose a grande distanza. Ma questa è stregoneria. No, questo è il signor Jack Rackham, in questo momento in qualche parte del mondo. Nassau. Sta succedendo adesso. Vediamo attraverso i suoi occhi. Già. Non lo so, Jim. Non ho la minima idea di come si guidi una nave. Non è roba da donne. Balle. Ho incontrato molte dame che si destreggiano con vele e argani. E tu mi insegnerai a combattere? Con una sciabola, tipo? O magari con una pistola? Certo, e non solo. Ma devi volerlo e impegnarti. Le cose non succedono mai da sole. Ehi, amico! Non fare la triglia con la mia donna! Vattene! O ti stendo! Fottiti, Rackham. Non ti permetto di chiamarmi amico. Ah, la metti così, amico. Gente bizzarra. Proviamone un altro. Il governatore Woods Rogers. Sembra un'ottima idea, ma devo pensarci con calma. Un semplice pegno di lealtà è ciò che dovrei chiedere alla Camera dei Comuni. Un voto, un atto. È una singola goccia di sangue versata da un dito. Tutto qui. I ministri potrebbero opporsi, ma non mi sarà difficile convincere la Camera dei Lord. Adorano ogni sfoggio di ritualità e cerimoniali arcaici. Esatto. Per loro sarà una prova di fedeltà al re contro quei ribelli giacobiti. Sì, certo. Ah, questi templari. Il dettaglio chiave è il sangue. Devi raccogliere il sangue di ogni uomo. Sarà tutto pronto quando avremo l'osservatorio. Bene. Strumento utile, visto? Magia, ecco che cos'è. Oh no! Ogni meccanismo che aziona questo oggetto è soltanto frutto del sapere. Antico, sì, ma non sovrannaturale né magico. L'oceano sarà nostro con quello. Che ambizione! Il mio codice non dice nulla sulla lealtà, amico mio. Mi sei stato utile! La nostra amicizia è finita! Sei un uomo morto, Roberts! Ah!
Certo, è andata, Edward. Eh? Ma è questo il bello della democrazia. La maggioranza vince. Beh, potresti venire con me, ma con una tempra così ardente scommetto che ci ridurresti tutti in cenere. Però so anche che c'è una grossa taglia sulla tua testa e io intendo prenderla. Hai mai visto l'interno di una prigione giamaicana, amico? No.